sede della prestigiosa Biblioteca Erziana, uno dei massimi centri per lo studio della storia dell'arte italiana al mondo. Vediamo. Fauci di questo spettacolare mascherone tardo cinquecentesco a due passi da Trinità dei Monti, il suggestivo viaggio all'interno di Palazzo Zuccari che ha l'arte come filo conduttore. Della proprietà di Federico Zuccari restano tra le più significative testimonianze alcuni preziosi cicli di affreschi, come questi della Sala Terrena, realizzati dal pittore intorno al 1600. Federico Zuccari non solo ha costruito il palazzo, ma l'ha anche decorato. Il palazzo stesso doveva, secondo il suo testamento, essere aperto ai giovani pittori, soprattutto dal nord dell'Europa, che troviamo qui nella sala del disegno. Raffigura il padre disegno insieme alle tre figlie, architettura, scultura e pittura. Uno spazio che non ha mai smesso di vivere, quello di Palazzo Zuccari, al centro di numerose trasformazioni nei secoli, come l'ultima, la più ardita, finita di realizzare nel 2012. L'architetto spagnolo famoso Juan Navarro Valdeveg è riuscito a inserire tutto un palazzo su un sito archeologico senza toccarlo. La soluzione è stata quella di infilare 170 micropiloni di una lunghezza di 50 metri, che quindi arrivano praticamente al suolo della Piazza di Spagna, per poi mettere una piattaforma, un ponte di cemento armato, sul quale poi ha costruito tutta la biblioteca. Pensile, riprende l'idea dei giardini di Lucullo. Oggi la Biblioteca Erziana, che vanta più di 100 anni di storia all'interno di questi prestigiosi spazi, è considerata uno dei maggiori centri al mondo per la documentazione della storia dell'arte italiana. La Biblioteca Erziana è un istituto Max Planck. Hanno più di 340.000 volumi. Enrique Hertz era una donna di cultura, un'ebrea di Colonia, che viveva in questo palazzo e che ha donato il palazzo e la prima biblioteca allo Stato tedesco. Abbiamo un fondo di librari molto importante, in particolare una collezione di quelle dell'Italia e di Roma. La fototeca sono all'incirca 970.000 foto, che però verranno digitalizzate quest'anno interamente. Le nuove sfide del CECA sono vedere l'Italia come connessa col mondo intero. Infatti abbiamo aperto le nostre prospettive sull'arte moderna e contemporanea dell'Italia. E ad ospitare questa prestigiosa istituzione non poteva che essere la Città Eterna, che con la vista mozzafiato da questa terrazza ricorda a studiosi ricercatori, ma anche al pubblico attraverso le visite guidate programmate sul sito online, l'unicità del suo passato millenario. E ora gli appuntamenti di arte e archeologia dei prossimi giorni. Domenica 9 febbraio al Museo Nazionale Romano, buona domenica al museo, visite guidate gratuite nelle quattro sedi per tutti i possessori del biglietto. Avvia da oggi il secondo avviso pubblico triennale di estate romana per